Bene, allora eccoci di nuovo insieme nella seconda parte di Giovedì Sport, questa sera dedicata al rally. Parleremo di rally, sono già stati ospiti con noi tante volte, li abbiamo anche questa sera, però non possiamo farlo, non possiamo parlare di rally senza Massi Musella. E quindi ti abbiamo chiamato e sarai tu a aiutarmi a condurre un po' in questo ambiente del rally. Da dove partiamo, Massi? Allora, partiamo salutando tutti quelli che ci seguono da casa, naturalmente, e poi facendo una carrellata di quelli che sono i nostri ospiti. Stasera abbiamo, appunto, come dicevi te, Michele Rovatti, che quest'anno credo che sia stato il rallista che si è distinto fra tutti, perché pur correndo in una classe minore, fra parentesi, però ha vinto 14 gare di quelle a cui ha partecipato, giusto Michele? Lo chiamiamo subito in causa allora. 13 su 13. Vabbè, comunque con uno score veramente eccezionale. Poi abbiamo Fabrizio De Santis, il mio amico Fabrizio De Santis, un record man. Lui è veramente un record, non perché va forte, quello ha smesso tanto tempo fa. Poi lo sentiremo, perché avrà delle cose curiose anche da presentare. E per le cose curiose lui è eccezionale. E Alessandro Gai della pista da corse con Franco Giusti, poi in rappresentanza di Morici, che è un altro dei piloti vincenti qui di zona, è venuto il suo navigatore Garavaldi, Federico Santini, un pilota della Garfagnana, una zona dell'Italia che è una vera fucina di pilotoni, e Michele Marcheschi, detto Sgomma, che è uno dei pilastri della Pro Bike. Poi dopo glielo chiedo perché l'hanno soprannominato così. Sì, sì, bisogna chiederglielo. Lo voglio sapere. È fondamentale. Allora, Michele, l'ennesima. Tanto Alessandro, te ne approfitta perché non c'è Giancarlo e non cominciare a fare casino. Giancarlo, anzi lo salutiamo. Certo, lo salutiamo, ovviamente Giancarlo piccolo... ha avuto un problemino fisico, ma speriamo che si rimetta presto. Speriamo di rivederlo qui già da giovedì. Certo, già dal prossimo giovedì. Sei senza microfono. Ora sei senza microfono e quindi ti è andata benissimo, perché non ci ha sentito niente. Allora, Michele, dicevamo, una stagione che ti ha visto grande protagonista, ti sei cimentato nell'IRC, nella classe N3, e veramente quest'anno hai fatto la differenza. Con questa macchina ti stai trovando, sembra cucita addosso per te, un team che ti adora, e credo che tu l'abbia ripagato nel migliore dei modi. Sì, sono 2 anni ormai che comunque... Se intanto Lucio volesse far partire... Infatti abbiamo anche qualche immagine proprio che riguardano... Allora scusate, ero io che sono... Che ero no, dovrebbero partire a momenti, quindi tu puoi parlare tranquillamente, dopo ti vediamo. Io appunto sono 2 anni che collaboro con l'SMD e 2 anni che vinciamo l'IRC. È una... sinceramente penso che lavoriamo bene tutti, perché i risultati penso che parlino da soli, quindi... Le vittorie ci sono state e speriamo di andare avanti così. A te com'è nata la passione del rally? Faccio una domanda proprio banale, ma... Ma sinceramente con la passione poi ho provato a navigare e poi mi ho detto... Ma hai iniziato da piccolo oppure quando eri più grande? Sì, no, appena uscito dal militare ho iniziato a correre. Ah, ti piacevano le macchine, immagino? Sì, avevo già passione, seguivo rally già da tempo. Sono dei grandi risultati questi, c'è grande soddisfazione, insomma. Per me sono delle grosse soddisfazioni, perché qualunque cosa faccio è un sacrificio, quindi io accetto sicuramente, cioè do un peso ancora maggiore a quello che i risultati mi vengano. Diciamo che Michele è abbastanza modesto, ma sicuramente quest'anno, poi magari sentiremo anche cosa ne pensano gli altri in sala, ma per quanto mi riguarda è stato... Forse il pilota che proporzionalmente ai mezzi di cui disponeva ha disputato la miglior stagione in assoluto. E poi bisogna dire che oltre ad essere andato forte nell'International Rally Cup, che è il campionato principale al quale ha partecipato, hai corso anche col 106 anche quest'anno? Sì, ho fatto una gara sola a Pescara, ho voluto provare andare al sud. E hai fatto? Quinto assoluto e primo in classe. Cioè, quinto assoluto vuol dire che in un rally in cui partono macchine 2000 turbo
di categorie ben superiori in un rally dove partivano 70-80 macchine, e con un piccolo 106 ha fatto quinto 16. Assoluto, perciò è un grande risultato, oltre naturalmente ad aver vinto la sua classe. E poi a fine stagione hai testato la macchina dell'anno prossimo. Sì, appunto, è stata fatta nuova per fare il programma per quest'anno, e beh, penso che comunque le prime due gare, le prime due vittorie, quindi la soddisfazione c'è. Ora dobbiamo vedere con altri personaggi di quella classe, perché sicuramente diventerà più difficile la situazione, però penso che come punti di partenza non siamo male. Come concili, te dirigi un'azienda, anche se non è tua, comunque la mandi avanti te, diciamo che sei il factotum del proprietario, e un'attività che ti impegna veramente tantissimo. Infatti quando io ti chiamo che sono appena alzato, te sei già alla seconda colazione di solito. È per questo forse che vinci le gare, perché arriva sempre un po' prima degli altri. Può essere, però effettivamente fare un campionato come l'IRC, le gare lontane e tutto quanto, grosso sacrificio penso, conciliare lavoro e passione. Sì, praticamente quando vado via devo organizzare i giorni prima al lavoro, quindi magari il fine settimana prima lavoro, quello prima ancora lavoro le sere tardi o la sera dopo cena per andare a provare il fine settimana, è tutta una vita così. Ma la famiglia risente un po' di questo? Non so, tu sei sposato? No, io abito con la mia mamma e sinceramente... Una santa. La mamma è... Qualche sera un po'... La mamma immagino sarà preoccupatissima quando sa che vai a correre. No, oppure no, sei abituata a questo? No, ormai sei abituata la mia mamma, è solo che avrebbe bisogno forse stessi un po' più a casa. Senti, quando si vincono questi tipi di gare, tu sei pilota e accanto avrà un navigatore, qua questa sera? No, non navigatore. E chi è? Però lo possiamo... Simone Spaccasassi. Secondo te quanto è importante avere un buon, o è fondamentale avere un buon navigatore accanto? No, è fondamentale. Nelle vittorie, i meriti di chi sono? I meriti, come dico sempre, io sono di tutti, sia a partire dalla squadra, dalla macchina e sicuramente dai navigatori. Avere una persona accanto è importantissimo, però è importante anche tanto l'amicizia, il feeling che hai con questa persona e la fiducia che gli dai. Io non riesco a correre con uno che magari non conosco, montato in macchina all'ultimo minuto. È tanti anni che ti fa da navigatore lui? No, però è tanto che siamo amici. Ho capito. Io corso con lui, col mio cugino, anche se ha poca esperienza, però comunque c'è quel rapporto di amicizia. Che va al di là del... Ti fidi. Sì. Bene, allora... A questo punto continuiamo con i piloti, se passate il microfono dovrebbero a Federico. Buonasera. Buonasera. Mentre Rovatti è un abitué oramai di questa trasmissione, perché insomma diverse volte è venuto, Federico è la prima volta che viene, ha detto che faceva un tiferio quando è qui, però sì, Federico poi... Santini, diciamo. Federico Santini, però poi l'effetto telecamera calma tutti. No, ma io sono tranquillissimo. Aspettiamo, ora inizia a parlare, poi... Federico, diciamo, è un ragazzo che forse ha raccolto a livello di soddisfazioni meno di quello che si meritava, anche perché questo è uno sport in cui si deve sempre combattere con problemi di budget, i soldi non bastano mai. Anche nel resto della vita, ma questo sport esaspera questo concetto. L'anno scorso ha partecipato al campionato italiano. E siamo partiti a Rally del Cioc, abbiamo fatto subito il primo e da lì, insomma, è un campionato molto dispendioso, perché comunque devi andare in giro per tutta Italia, partendo dal nord veramente arrivando al sud in Sicilia. E piano piano con i nostri mezzi, con la macchina un po' gestita in casa, un po' noleggiata, siamo riusciti a farlo tutto e abbiamo raccolto anche un buon quarto posto, nonostante l'anno scorso veramente mi sia successa qualsiasi cosa a livello di rotture, dai pneumatici a meccanica, di tutto. E invece quest'anno ho corso meno ma con le macchine giuste e abbiamo avuto dei bei risultati. Come lo zio gli diceva da un po' di tempo, chi è lo zio? Lo zio è il Massi che mi dà sempre ecco, consigli. Allora stavo per chiedere come ti è nata invece a te questa passione. No, ma non sono il suo zio. È stato lo zio? No, non sono il suo zio. No, è uno zio acquistato. Sono uno zio acquistato. Ma a te com'è nata questa passione per i muscoli? È stato di famiglia, perché mio padre ha sempre corso.
La mia mamma fa già la navigatrice. La sua mamma corre tutti i giorni. Che si preoccupa. La mia, se vado piano, mi legna. Però invece sveliamo un po' anche questo, un po'. C'è un po' il detto di dire che il rally è uno sport pericoloso, però in realtà è così. Ma è pericoloso. Se sono seguite tutte le norme che vanno seguite, secondo me non è pericoloso. I tuoi prossimi impegni quali saranno? Ma il prossimo anno, quest'anno ci piacerebbe molto riuscire a trovare le sponsorizzazioni per fare il trofeo Clio con la nuova R3. Nell'italiano? Sì, nell'italiano. Sono 5 gare. Lui questa, fra l'altro, l'ultima gara dell'anno, il Ciocchetto l'ha chiuso con un ottimo quinto assoluto. Quinto assoluto, primo, sì, di classe, perciò diciamo che Federico, quando ha il materiale giusto a disposizione, il passo è buono. E comunque te parlavi della passione, no? I rally sono una realtà un po' strana, mentre il calcio è diffuso proprio in ogni angolo del nostro stivale, si gioca a calcio. Per quanto riguarda i rally è a macchia di leopardo, cioè ci sono delle province, come può essere per dire anche Pistoia, in cui sono molto radicati, però anche all'interno della stessa provincia ci sono delle differenze notevoli. Ci sono dei paesi, tipo ad esempio San Marcello Pistoiese, in cui la densità di gente che corre è altissima, rispetto magari a Pistoia città, dove c'è pur sempre chi corre, ma è minima. La Garfagnana credo che sia, a livello italiano, il covo del rallismo. La provincia di Lucca è la provincia italiana che ha il più alto numero di tesserati. Ci sono più persone che corrono in macchina nella provincia di Lucca che a Milano, pur essendo Milano milioni e milioni di persone. E te, Massi, come te lo spieghi questo? Al di là del fatto che hai detto prima, il rally è uno sport anche molto costoso, però è uno sport magari anche poco diffuso così. Cioè, la Garfagnana, in Garfagnana questa grande passione, ci sono vari motivi. Uno sono le strade, che strade logicamente di montagna ti invogliano a un certo tipo ovviamente di guida. Ovviamente a San Marcello, dici no, magari i ragazzi già da piccoli iniziano. Poi sono le alternative, mentre in città le alternative sono talmente tante che più vai nelle periferie, più diciamo il rally esercita un fascino, perché come a San Marcello il Rally degli Abeti è l'evento dell'anno, più o meno, lo stesso per la Garfagnana può essere il Rally del Ciocco, è una cosa che coinvolge quasi tutta la comunità. In una zona come la Garfagnana, dove c'è un rally, quello a cui si riferiscono queste immagini, fra l'altro, come il Ciocco, che è la prima gara di campionato italiano in cui hanno corso tutti i piloti più forti della storia del rallismo italiano, è logico che poi i ragazzini vengano su con spirito di emulazione. Sì. È il mio mentore, il maestro. È il mio maestro. E niente. Penso per questo, mentre in una grande città la possibilità di avere un contatto con i rally è veramente ridotta. Forse rispetto anche agli altri sport, magari è uno sport che può iniziare, se sport appunto si può chiamare, insomma, questa disciplina che può iniziare anche in età non sì, sì, basta guardare De Santis, si può fare a qualsiasi quindi età. Magari si avvicinano anche dopo i ragazzi, forse. Sì, però come tutte le cose, se vuoi avere dei buoni risultati è bene cominciare presto, cioè chi poi ottiene dei buoni risultati hanno cominciato quasi tutti presto. E poi abbiamo parlato anche del fatto che sia costoso, perché le macchine innanzitutto costano molto. Io mi ricordo che mi parlavi prima di cifre. Quanto può costare una macchina da rally, se possiamo dirlo così, possiamo fare un... Qualsiasi cifra, cioè diciamo che oggi una macchina da rally... Allora, se uno vuole la macchina per passare la domenica con gli amici e divertirsi, si può andare a correre anche con poche migliaia di euro, o addirittura noleggiando da delle strutture che... Ci sono delle strutture che noleggiano veramente a prezzi abbordabili a tutti, si può fare un rally con meno di 1000 euro, teoricamente. Poi no, non c'è un anche fine. Anche perché la manutenzione è importante poi su queste non macchine. Non c'è un fine, perché per le gare di campionato italiano, come queste qui a cui si riferiscono queste immagini, si può parlare anche di decine di migliaia di euro per noleggiare la macchina per una sola gara. Quindi perciò... è uno sport forse un pochino anche di nicchia, magari, non tutti forse possono... Vabbè, ognuno deve accontentarsi di quello che può fare. Io credo che si
quasi tutti potrebbero correre in macchina. L'importante è, cioè, te considera che chi corre in macchina normalmente rinuncia alle ferie, rinuncia a quasi tutto per correre in macchina, è quasi una malattia. Eh sì, va bene. E allora, è quasi una malattia lo deve essere perché dovete rimanere con noi, perché andiamo qualche minuto in pubblicità e poi torniamo, sempre per parlare di rally.